Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Satisfactory! In questo episodio daremo un boost significativo alla nostra energia. La aumenteremo veramente di tantissimo. Successivamente sbloccheremo un bel po' di ricerche. E infine sbloccheremo anche l'Explorer che ci permetterà di girare per la mappa a velocità incredibile. Ma non aggiungo altro. Buona visione! Signorina Felicia, eccoci di nuovo qua da dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Più o meno. Allora, signorina Felicia, perché c'è quella striscia nera lì, buia, scura, di ombra? Non lo so proprio. Ok, sì, lo ammetto, sono andato un pochettino avanti, ma proprio un po' tanto avanti. No, signorina Felicia, non dobbiamo fare le foto. Ok, sono andato un pochettino avanti e ho ampliato un pochettino il tutto, però adesso dobbiamo fare una cosa molto importante, ovvero ricercare immediatamente i nastri MK3. Allora, qui abbiamo un po' di trave d'acciaio che ho fatto, qui abbiamo i cosi e qui abbiamo le lamiere, perfetto, me ne mancano... ci sono, ok... Ok, e possiamo spedire il nostro razzetto, ottimo! Perfetto, e abbiamo tutta la logistica MK3. Ragazzo, gentilmente, un bel panino, non chiedo tanto, un panino. Mi va bene qualsiasi cosa, ma portamelo, ti prego. Mai che ti stampi male, eh. Ok, sì, grazie, Ada, è tutto. Ok. Sì. Certo, come no. Tanto voglio dire. Allora, abbiamo sbloccato, tanto che gioco continua a rompere le balle, a quanto pare, la logistica MK3, ovvero il nastro trasportatore MK3. Questo ci servirà tantissimo, soprattutto adesso, perché... Lo so io, dobbiamo andare a potenziare... Il carbone, perché l'energia elettrica che abbiamo non ci basta. E quindi dobbiamo mettere delle altre centrali. Ok, signorina Felicia, a muoversi, grazie, dobbiamo andare di là. Allora, perché stiamo andando laggiù? Per il semplice fatto che là devo mettere nastri MK3, che mi porteranno molte, ma molte più risorse a tutte le centrali. Perché dobbiamo aumentare il numero, dobbiamo aumentarle almeno di 4, sì, almeno di 4, perché adesso con l'energia siamo lì. Quindi aumentiamo tutto col nostro MK3 che ci porterà la bellezza di 480 risorse al minuto e possiamo aumentare perché adesso così siamo giusti, però noi dobbiamo guardare al di più, non a essere giusti. Signorina Felicia, vado un pochettino più... Ecco, brava, ferma. Ci mettiamo qua. Ok, nastro MK3. Ok, eccolo qua. E possiamo farne un bel po'? Sì, possiamo farne un bel po'. Wow, ottimo. E come si vede, infatti, adesso le risorse si stanno inchiodando. Ma è giusto che sia così, finché non cambiamo tutto. Allora, mettiamo nastri MK3 da tutte le parti, ovunque. Il carbone deve volare, sì, deve volare assolutamente. Perché questo va più lento? Non ne ho la più pallida idea. Allora, non so perché, andava più lento. Nonostante avessi messo l'MK3, andava molto più lento. Ok, MK3 che mettiamo anche qui. Li mettiamo ovunque, il carbone deve volare. Ok, abbiamo messo nastri da tutte le parti, perfetto. Adesso però non possiamo accontentarci di questi, no, assolutamente. Dobbiamo andare in acqua. Signorina Felicia, non dico niente. Dobbiamo andare... Dove cazzo è il nostro trattorino? Mica l'abbiamo lasciato di là? Boh, non me lo ricordo. Dicevo, dobbiamo andare... eccolo qua. Come si chiamano? Dobbiamo andare dalle trivelle perché dobbiamo aumentare l'apporto di quelle. Perché se non aumentiamo l'apporto, ciccia. Sì, si blocca tutto. E no good, ve lo garantisco. Allora, per aumentare la produzione ci serviremo dei frammenti energetici. Sì, le lumachine. Tanto voglio dire, ne abbiamo, quindi usiamole. Lì ce n'è un'altra. Sì, lì ce n'è un'altra. Potremmo quasi prenderla. Ce n'è più di una, la butto lì. Prendiamole un po', che queste ci servono. È iniziato il momento del
delle lumache energetiche a quanto pare, signorina Felicia. Ok, piglia la lumaca che trasformeremo in frammento. Poi ce n'è una lì e una là. Ok. Come se fosse difficile prendere, eh? Come se fosse difficile da prendere. Ma è lo stesso gioco. Il gioco cerca di fregarci. Ma noi siamo... Ah, ce n'è una anche là. Possiamo prendere anche quella volendo. Perfetto, anche questa l'abbiamo presa. Dopo tipo 20 minuti che sono qua a saltare come un cretino sulla roccia, ce l'abbiamo fatta. Dunque, dove cazzo era l'altra? Chi si ricorda? Ah, ce n'è una lì, che l'andiamo a prendere alla velocità della luce. E ce n'era un'altra ancora. Sì, non mi ricordo dov'era. No, vabbè, è lo stesso. Ok. E lumaca energetica, bleh. Perfetto. Ah, eccola là. Chi cacchio la vedeva? Non mi ricordavo più, cioè. Come cazzo la prendo io quella? Perché lì non mi ci posso arrampicare. Voglio dire, non è mai stato un problema, voglio dire. No, fondazioni, fondazione, rampa, funzione zup. E ok, vammi là. Perfetto. Ora andiamo su. Non è che ci arrivo da qua, no, eh. No, figurati, mai una gioia, mai una gioia. Vabbè, lo stesso. Te metto una fondazione qua. Ok. E guarda un po', ci arriviamo comodi. Olè, lumaca energetica, bleh. Un'altra. Perfetto, signorina Felicia, andiamo giù. Anzi, guardiamoci un pochettino attorno. Perché le lumache si vedono. Vabbè, è lo stesso. Allora, possiamo cancellare questo brobrio? Grazie, non mi cancelli la strada, che se passa un trattore è un disastro. Signorina Felicia, se doveva andare più in giù. Vabbè, è andata bene così. Ok, perfetto. Dove cazzo è il trattore? Dove l'abbiamo lato? Felicia? Un po' di attenzione, per favore, quando facciamo le cose. Eccolo qua. Ok, apriamo il banco da lavoro. Riusciremo a craftare ciò che vogliamo? A quanto pare riusciamo a craftare quello che vogliamo. E abbiamo la bellezza di 7 frammenti di energia. Di lumaca, vabbè, quello che è. Ok, io intanto sento soffiare, non riesco a capire cosa sia. Allora, aumenteremo questi, che voglio dire, anche se sono impuri, però sono più veloci. Anzi no, ho cambiato idea. Aumenteremo la portata di quelli là, che sono puri e quindi ci porteranno più risorsa. E risparmieremo sulle lumache. Va da sé comunque che dobbiamo aggiungere sicuramente un trattore. Dovremo aggiungere un trattore perché il carico della merce sarà molto più veloce. E di conseguenza l'anima degli mortacci sua, signorina Felicia. Ma guarda te che casin. Non dovevamo mettere questi qui, io glielo dico, gliel'avevo detto. Ma lei no, mettiamo tutto, chiudiamo tutto. Vabbè, che pazienza che ce l'ho con questi pionieri, mettiamola così, con questi pionieri. Ok, andiamo laggiù e aumentiamo a questo punto più che si può la portata di carbone. Allora, come si può vedere qua, ho fatto tutta la straducola, sì, è tutta la strada che è quella che ci porterà a spasso avanti e indietro. Allora, signorina Felicia, sto coso... no, leviamolo da qua perché poi so già cosa va a succedere. Ecco, mettiamolo più lì. Perfetto. Ora andiamo giù di sotto perché dobbiamo aumentare a tutti i costi questa. Signorina Felicia, non volevo che scendesse così, bestia, che non è altro. Ok, allora, trivella. Allora, con un'unità da 120 passiamo a 150. Con 2 arriviamo a 2,40 e con 3 a 300 al minuto. Wow! Con... sì, intanto il coso si è attivato. Allora, no, signorina Felicia, questo. Andiamo in logistica. Nastro trasportatore MK3 porterà 270 risorse al minuto. 270? Non 3,40. Ah, no, è che scemo, MK4. Allora, se io levo questa, ne porta 2,40. Va bene? Perfetto, abbiamo impostato questo per 270 unità. Allora, nastro questo. Piglia e metti lì. Ora c'è da fare casino? Sì, c'è da fare casino. Ok, MK3 anche a te.
anche a te e anche a te. Ora andiamo avanti, convertiamo anche questo qui in questo e questo. Ok, sinceramente pensavo di più, Però vabbè, ci accontentiamo, via, ci accontentiamo per ora. Allora, dunque, andiamo su, perché dobbiamo fare anche il resto, dobbiamo aumentare anche il resto. Ma che sola! Ok, allora, come si può vedere qua, le risorse stanno andando, ma stanno andando proprio tanto. Ok, ricordiamoci 270 unità. 270 unità che ci serviranno per fare le altre fabbriche. Le altre fabbriche, che cacchio sto dicendo anche io, le altre centrali. Ok, signorina Felice, andiamo. Anzi, prima di andare, vabbè, intanto andiamo, però prima di andare guardiamo se abbiamo la possibilità di stamparci malissimo. Sì, ce l'abbiamo e ci siamo riusciti anche bene. Dicevo, se abbiamo la possibilità di creare... Signorina Felice, ma ce la fa andare dritta? Non è che sia difficilissimo, eh? Basta tenere il volante dritto. Ecco, dicevo, di craftare le altre centrali, perché altrimenti siamo nella merda fino agli occhi e anche oltre. Allora, abbiamo creato 1, 2, 3 e 4, quindi 60. Dovremmo avere un avanzo di 40 unità più o meno, non lo so. Vabbè, comunque ci siamo dentro. E è quello che ci servirà per dare un boost significativissimo alla nostra energia. Sì, ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno. Allora, a quanto pare qua c'è qualche problema. C'è qualche... Eccolo qua dove era il problema. Maremma bonina. Ok, allora, facciamo per una bella cosa, sì. Cancelliamo tipo tutto. Ok. Perfetto, allora, nel mentre che intanto queste qua si riempiranno, che voglio dire... Ormai sono piene. Sì, certo, sì, sono piene. Vediamo un po'. Sì, si riempiono. Però c'è sempre qualcosa che non mi quadra, Che non mi torna. Allora, a questo punto va da sé che, oltre che collegarle alla linea... Dobbiamo mettere anche le pompe. Allora andiamo giù di sotto. Dobbiamo costruire la linea dell'acqua. Assolutamente sì. Perché altrimenti altrimenti non si muovono se qua. Fanno presto loro. Dicono non mi dai da bere. E io non mi muovo, cazzi tuoi. Allora dobbiamo fare una cosa un po' strana. Ovvero aggiungere una riga di fondazioni. Aggiungiamole, perché dobbiamo arrivare fino laggiù, Allora, ci starà un altro estrattore lì, ma secondo me, ma mai nella vita, figurati. Vediamo, sì, volevi, sì, volevo. Allora, dobbiamo fare in modo e maniera di, come cazzo lo metto, non ci sta. Allora, signorina Felice, abbiamo fatto una mezza minchiata, sì, sì, abbiamo fatto una mezza minchiata, perché è semplice. Gli estrattori lì, devo iniziare a metterli da qui. Non da là. Perché li faremo entrare da qua i tubi. Quindi vediamo se là ci sta. Sì, dovrebbe starci, credo, spero, non lo so. Allora, una cosa certa comunque, io posto più di merda per fare staffare qui non potevo sceglierlo. È la sesta volta che vado a bagno, che cado. Porca Eva, signorina Felice, dobbiamo fare qualcosa assolutamente. Allora, andiamo su, però prima di andare su, gentilmente, la mettiamo la scala qui, il pezzo che manca, grazie, Non così, così, oh. Eccoli. È la sesta volta che cado giù di sotto, che due balle. Allora, quanta acqua richiedono queste, che non me lo ricordo più? 50. Ok, quindi noi con quelle due lì riusciamo ad alimentarne 4. Perfetto, per ora va bene. Anzi, veramente abbiamo anche un bonus di 40. Gioco, grazie. Perfetto, si compenetrerà lì, sì, assolutamente. Me ne frega qualcosa? Ma assolutamente no. Ok, dunque, andiamo qua in logistica, mettiamo i separatori. Ok, mettili dritti però, una parola. Perfetto, ok, abbiamo messo tutto quello che ci serve? Assolutamente sì, grazie signorina Felicia. E adesso facciamo una bella cosa. Alimentiamo queste due. Dai, alimentiamole. Allora, facciamo un po' così. Andiamo qua su costruzione. Energia, Paolo, MK2.
che ci richiederà il filo rapido. Ok, e adesso abbiamo altri 3 slot a nostra disposizione con i quali alimenteremo 1 e 2 macchine. Ok, e adesso non... adesso non funziona un cazzo ancora. Perché? Lo so io perché. Perché dobbiamo mettere una pompa. Perché non ce la fa a spedire tutto su. Dove cacchio era logistica? Ok, pompa. No. Sì. Ok, io non ho ancora capito però come gioco gestisce sta roba qua. No, non sono ancora riuscito a capirlo. Ok, e come si vede sta iniziando ad andare senza problemi. Ok, tutte le tubature si stanno riempiendo e stanno raggiungendo la massima portata. E noi a this point, come dicono in Spagna, andiamo su a vedere. Andiamo su a ficcanasare. Teoricamente dovrebbe funzionare tutto. In pratica è sicuro che ci sarà qualche casino, ormai mi conosco. Ok, allora vediamo qui le centrali. Queste sta partendo. Me ne mancano un po', gioco. No, non è che me ne manca un po', mi manca tutto. Perché mi manca tutto? Perché non c'è portata, brutta merdina? Eppure i tubi sono... si sta riempiendo, Gli dovremmo dare un po' di tempo? Dico io? Ma i tubi sono pieni. I tubi sono pieni. Signorina Felicia, se non mi incade di sotto mi fa un favorissimo. Grazie. No, i tubi sono pieni, la portata al massimo. Ok, si sta riempiendo, il flusso qua c'è. Dovevamo dargli solo un po' di tempo forse, probabilmente. Grazie signorina Felicia. Mi va di lì sull'altra scala. Mamma mia, che ginnica questa donna. Ah, infatti stanno partendo. Ok, dovevamo solo dargli un po'. Ecco lì, sono partite tutte. Ok, perfetto. E adesso abbiamo la bellezza di... tanta. Wow, tanto. Abbiamo una capacità di 1380 più o meno, una produzione di 900 megawatt e un consumo massimo di 967. Ok, io direi che per ora ci stiamo, per ora ci stiamo. Poi vado a se tutti gli utilizzatori finché non sono accesi non consumeranno energia. Ok, dovremmo avere tutto più o meno. Ok, direi che abbiamo boostato e anche di tanto tutta la nostra produzione elettrica. Torniamo un attimino dietro, signorina. Dobbiamo fare cose. Dobbiamo aumentare anche la produzione di calcestruzzo. Dobbiamo fare tanta di quella roba che la metà basta. Ci sarà da ridere, ci sarà da ridere. Ma quello poi magari me lo posso fare anche io in privata sede. Ecco, signorina Felicia, no, che di lì non ci passiamo. Dobbiamo cercare del calcestruzzo e portarlo qua. Sarà da ridere. E non solo, perché comunque qui dobbiamo fare il percorso del calcestruzzo. Allora, perché dobbiamo fare il percorso del calcestruzzo? Ah, giusto, a proposito, qui... signorina Felicia, accorti! Voilà! E ci siamo ammazzati. Lo sapevo, ma signorina Felicia non succede niente. Dicevo, qua ho messo una stazione che adesso andremo a attivare, che ci porterà la silice qui. Non qui, ma lì. Che scemo che sono. Perché ce la porterà qui? Perché costruiamo qui, facciamo il... come si chiama? Il calcestruzzo, però quello umido con silice e calcare. Ci darà una botta incredibile di risorse. Ma tantissime ce ne dà. 50 unità al minuto. Signorina, già che siamo qua, mettiamo un po' un nastrino MK3, giusto così? Che svuotiamo un pochettino tutto. Allora, comunque sia, noi qui dobbiamo portarci poi dell'altro calcestruzzo, dell'altro calcare. Perché il calcestruzzo poi ci servirà tantissimo. Non poco, tantissimo. Noi ne abbiamo in inventario. Ci abbiamo un cazzo, signorina Felicia. Ci abbiamo un cazzo. Vabbè, è lo stesso. Non è che qua ne abbiamo molto di più. Allora, dobbiamo fare il percorso del calcestruzzo. Perché? C'è un motivo molto semplice. Dobbiamo portare il calcestruzzo. Signorina Felicia, così non va bene, così non va assolutamente bene. Dobbiamo rifare tutto questo passo qua. Dicevo, dobbiamo portare il calcestruzzo laggiù in fondo. Laggiù in fondo perché c'è un motivo molto semplice. Dobbiamo fare il... come cacchio si chiama? Non me lo ricordo più nemmeno io, ma è lo stesso. Signorina Felicia, siamo dei coglioni, sì.
Pensavo che ci fosse l'altro pezzo di strada. Sono troppo un idiota. Vabbè, è lo stesso, è lo stesso. Allora, oddio. Allora, dicevo, signorina, dobbiamo fare una rampa di inversione qua. Dobbiamo fare una rampa di inversione perché poi da qua scenderemo e saliremo. Quindi, signorina, qua no, no. Ok, allora, abbiamo fatto una rampa di inversione perché poi sarà questa il giro che faremo. Signorina, allora facciamo partire il trattore per il trasporto del calcestruzzo. Però prima di farlo partire dobbiamo craftare la butto lì, Ok, mettiamo un trattore qui. Lo giriamo già. Ok, attiviamo la registrazione. Perfetto. Ok, muoviamoci, dobbiamo andare giù di sotto, caricare il calcestruzzo e fare il giro dall'altra parte. Sì, mi servirà per fare una bella cosuccia. Ok, abbiamo caricato il nostro calcestruzzo e mo si va indietro, Adesso dobbiamo tornare indietro, dobbiamo fare un giro incredibile. Allora, dobbiamo rispettare comunque la mezzeria, perché questa sarà una strada dove passeranno due camion. Anche più di due, anche più di due. Quindi dobbiamo tenerci sulle due caselline, sulle due fondamenta di destra. Non fare come quando vado avanti e indietro, che fa sta grande, drift proprio, Tokyo Drift. Ecco, infatti, qua si congiunge con l'altro trattore, quindi noi dobbiamo evitare di intersecarci, o meglio, intersecarci quando ci sono le svolte. Qua nel dritto penso che non ci siano problemi. Ok, signorina Felice, siamo arrivati. Attenzione qua perché non ci ho messo nulla, non ci ho messo nulla, quindi dobbiamo stare attenti a non finire giù di sotto. E va da sé, anche qui rispettiamo le mezzerie, anche se di qua ci passa solo questo, quindi problemi zero. Tu mi domando cosa cacchio ci fai qua, ma vabbè, è lo stesso. Ok, scarichiamo. E quello finirà di sotto sicuro. Ok, e come si può vedere, il calcestruzzo andrà là, in quella fabbrica. Ok, torniamo indietro e chiudiamo il percorso. Ok, passeremo qua sotto. Passiamo qua sotto perché? Perché ci rifornisce di tutto quello che ci serve. Ora passiamo un po' più in là perché qua ci sarà un altro trattore. E ricongiungiamoci. Poi dobbiamo fare anche quel percorso lì. E ci sarà da ridere, perché lì c'è un altro percorso che devo fare, ovvero il trasporto della silice, che mi serve per qualcosa che adesso non mi viene in mente. Ah, che stupido, per il calcestruzzo. E cosa vuoi che serva? Niente proprio. Ciao compagno di mille merende, salutami tutti quelli che incontri, mi raccomando, ci tengo a far bella figura, Ciao, buona giornata, buon lavoro, ciao. Ok, signorina Felicia, a muoversi, grazie. Perfetto, signorina Felicia, dovrebbe essere questo il punto. Credo proprio di sì. Ok, e andiamo qua e chiudiamo il percorso, perfetto. E adesso salviamo con un nome. Ok, lo salveremo come calcestruzzo per lingotto d'acciaio. Salva. Ok, perfetto. At this point, attiva pilota automatico. Perfetto. E adesso se scendo lui parte. Non mi ha fatto bestemmiare, strano. Ok, signorino. Minchia, dobbiamo tornare fino laggiù adesso. Porca Eva. Allora, prima di tornare laggiù, però... ok, scendiamo giù di qua che ci facciamo meno male. Perché poi dobbiamo fare anche la silice. Quanta ce n'è silice? Per i beati. Allora, dicevo, voglio andare un attimino laggiù a controllare. Controllare se le nostre centrali vanno. E soprattutto quanto materiale è andato via. In teoria, una valanga, una cifra. Speriamo che ce la facciano. A quanto pare sì, ce la fanno, a quanto pare, Allora, non solo ce la fanno, ma si stoppano anche. Sì, si stoppano. Quindi vuol dire che abbiamo un avanzo di materiale. Non so quanto di preciso, ma ce l'abbiamo. Allora, signorina, torniamo un attimino indietro al nostro hub. Voglio vedere se riusciamo a fare ancora qualcosa, a sbloccare ancora qualche ricerca. Credo di sì, credo di no, non ce la faremo mai. Però vabbè, è lo stesso, noi ci si prova. Ma te sei respawnato? Vabbè, non rompere i coglioni, non ce ne ho voglia adesso, c'ho da fare. Levati. Ok. No, aspetta un po', perché se è respawnato questo, sono respawnati anche gli schifi, mica. Mamma mia, no, quelli no, ti prego. Quelli non li tollero, gioco, quelli non li tollero.
Allora, la logistica l'abbiamo fatta. Produzione di livello avanzato? No. Allora, ipertubi. Vabbè, travancamento armato, sta sciolla. Però gli ipertubi sono comodi, eh. Sono molto comodi, soprattutto per quello che per tutto quello che facciamo noi. Sì, sono molto comodi. Anche l'ingresso. Ah, dobbiamo. Sì, vabbè, da fare tutto. Progetti. Ah, ho capito questo, ho capito. Questo è il progettatore MK1. Hanno messo anche l'MK2? Oddio, non lo sapevo. Allora, produzione di acciaio avanzato. Sono cose queste che. Non abbiamo i tubi normali, vabbè. Infrastruttura, energia, tralicio, tralicio con piattaforma e accumulatore. Io questo lo vorrei tantissimo, Io questo lo vorrei davvero tanto. E ipertubi, abbiamo detto. Allora, al momento facciamo l'ipertubo. Se ci servirà una valanga di roba? Assolutamente sì. Allora, vediamo, 500 di lamiera. Andiamo a prendere tutto quello che ci serve. Allora, io comunque sto vedendo tantissime serie di Satisfactory portate in giro da... su YouTube, ecco. Non mi entusiasmano moltissimo per il semplice fatto che... Piglialo, Somersloop. Dicevo, ok, tanto adesso succederanno cose. Guarda lì. A familiar pattern is emerging in your brain. Please assess yourself for signs of concussion. If necessary, a replacement pioneer will be dispatched. Ah, ok. Continue. Replacement delivery schedule estimate. Error, years. Ah, ok. Perfetto. Quindi moriremo qui su questo pianeta. E ci stanno anche dicendo che siamo scemi nel cervello, eh. Voglio dire, non è che sia una cosa bellissima. Allora, dicevo, sono serie che... possono essere fatte più o meno, e quello, vabbè, dipende da chi guarda, se piacciono o meno. Però, cioè, sono troppo veloci. Non bisogna fare le corse per creare un contenuto, specialmente su un gioco come questo. Cos'è che grufola? Ah, un porco, c'è il porco, ok. Cioè, questi qua... Questo secondo me è un gioco dove non devi correre, non devi fare a gara per finire o... Sì, capisco anche io che per carità creare un contenuto del genere, cioè ci vogliono minimo 2 ore di registrazione. Capisco che il tempo è quello che è, specialmente se lavori con YouTube. O per meglio dire, se YouTube è una tua fonte di guadagno. 1, 2, 3, 4 me ne servono. Ma mia, facciamo buon peso, toh. Cioè, capisco. Però, cioè, non puoi portare un contenuto così velocemente. Purtroppo no. Questi sono contenuti. Perché si sta bloccando qua? Ma non può vedere. Allora, possiamo aumentare comunque qua la produzione? Sì, assolutamente. Ok, lo faremo dopo. Sono contenuti questi qua che te li devi gustare. Cioè, non devi avere fretta di finirlo. Perché funziona così. Satisfactory è un gioco che se tu ci vuoi giocare e godertelo. E ragazzi, 400 ore per finirlo una volta ti ci partono tutte. Forse anche di più, eh. Forse anche di più. Cioè, io non... un contenuto così portato velocemente dove in 5 episodi hai già quasi completato la fase 3 e ti rimane ancora da sbloccare tanta roba, cioè, sinceramente, no. Magari sono, per carità, sono serie che sono già state portate anni fa e non ci sono stati... anni fa ovviamente non c'erano gli aggiornamenti che ci sono adesso, non discuto. Però non puoi correre. Secondo me questo contenuto qui va giocato con calma. Te lo devi giocare con molta molta calma. Ma ripeto, non è una critica. Perché comunque chi vive con YouTube, chi lavora con YouTube, è anche giusto che cerchi di fare le cose un pochettino più velocemente per vivere. Ah sì, qua ho fatto un po' di modifiche per riuscire a sopravvivere e riuscire soprattutto a portare tutte le serie che ti servono. Signorina, diamoci un po' da fare, che ci abbiamo da fare a Roby.
Allora, signorina Felicia, un piccolissimo problema. Noi questo progetto qua non lo possiamo fare perché, so io perché. Perché per fare questo progetto qua dobbiamo sviluppare la produzione di acciaio avanzata. Ok, vabbè, lo possiamo fare ugualmente, lo possiamo fare ugualmente. Allora, intanto questi li buttiamo lì. Poi ci servono un po' di roba ci serve. Sì, un po' tanta roba. Allora, andiamo immediatamente a prendere i rotori e il telaio modulare. Dove cacchio l'abbiamo fatti, Felice? Se lo ricorda? Allora, i rotori qua, sicuramente. Telaio modulare? Chi si ricorda? Allora, attenzione, attenzione. Abbiamo il trattore lì che non ha più carburante. Ma cazzo è possibile, scusa? Allora, sì, non abbiamo più carburante. Cazzolina. Vabbè, è lo stesso. Vieni qua. Porca di quella porca. Ma guardate se devo inseguire l'idiota. Oh, adesso vediamo perché non ha più carburante. Allora, non ha più carburante perché quando passa di qua non carica. Non ha caricato una ciola di niente. Questo è male, eh? Ok, questo invece, come si può vedere, si è rifornito. Quello là no. Dovrò rifare il percorso. Yeah, che cola. Signorina Felicia, perfetto. Adesso possiamo mandare tutto quello che è necessario per la produzione di acciaio avanzato. Ok. Ciao ragazzo, vai, io aspetto sempre un panino. Me la porti una birretta fresca? Ah, solo la birretta, ma contento solo di quella, dai, ti prego. No, c'è speranza, Dai, impegnati un pochettino, ragazzo mio, su, non ti si chiede molto. Ma è nella vita. Unfortunately, setting up the production of advanced steel parts and project part number 3, automated wiring, will not be as easy. Every moment you delay reduces the chances of saving humanity. I will not show you the predictions, it would only demotivate you. Allora, ringraziamo Ida per il discorsino molto rincuorante che ci ha fatto, assolutamente sì. Allora, a questo punto ho fatto questo per sbloccare gli ipertubi. Questi mi servono tantissimo, questi mi servono tantissimo. Ah, è vero, ma non lo posso fare finché non riesco. Che palle, gioco però, uffa. Vabbè, pazienza, ci faremo nel mentre la trave di cemento armato. Allora, perché ho così tanta smania di fare gli ipertubi? Il motivo è semplice, ovvero voglio fare una rete di ipertubi che partirà dalla base, dal nostro hub qui, e andrà da tutte le parti. In modo che se io devo andare là a prendere la lamiera, ipertubo che mi porta là. Là che c'è il rame, ipertubo che mi porta là. E così via. In modo da partire e tornare sempre da qui. E comunque poi vediamo, vediamo, posso fare tante cose. Allora, adesso dobbiamo aspettare che sua maestà qua arrivi, vero? Tra 7 minuti, addio. Allora, vediamo un pochettino nel mettere qua se abbiamo delle risorse. Megafauna, abbiamo cose, fa vedere. Sì, questa la possiamo fare. Ok, sblocchiamo questa sulla megafauna aliena. Ci richiede la proteina, le noci argentate e il rotore. Non so che cazzo te ne fa del rotore, ma è lo stesso. In 3 secondi abbiamo ottenuto... Cosa abbiamo ottenuto? Dimmelo, Ada, dai, tanto già che siamo qua. Research completed. The protein inhaler can restore health in the eventuality that you have been carelessly damaging fix-it property. Ok, già lo sapevamo, già lo sapevamo. Allora, questo invece ci... Ah, wow, vabbè. Ok, riusciamo a ricercare l'Explorer. Avvia ricerca, sì, lo voglio, questo mi serve. Ok, dimmi cosa, già che ci sei. Explorer unlocked. This personnel transport vehicle facilitates rapid traversal of difficult terrain and climbs like a mountain goat that has returned from extinction. Ok, e minchia, ci richiede motore e 5 oscillatori. Ok, va bene. Vediamo se riusciamo a craftarli. Gli oscillatori sicuramente, il motore non credo. Signori, abbiamo l'Explorer. Ok, eccolo. Wow, quanto mi eri mancato, fatti vedere. Guardalo, che belle le molle viola. Ma che figo.
Ok, e il banco. Sì, il banco. Hanno ridotto la portata del materiale che riusciamo a metterci, però. Gli stronzoli. Sì, ci serve molto più roba, me lo ricordo. Però, wow, sì, spettacolo. Wow. Allora, va da sé che al momento ti faccio andare a carbone. Ok, e siamo a bordo del nostro Explorer. Wow. Minchia come fila. È la Madonna. Però l'anno è anche molto più guidabile rispetto a prima, eh. È molto più guidabile. Wow, spettacolo, guarda! Esploreremo il mondo. Sì, esploreremo tutto. Ok, intanto troviamo cose, ma va bene. Ok, lì c'è una grotta? Non ci andrò mai, sappiatelo. Che spettacolo! Ok, qua abbiamo trovato anche cose, sì. Perfetto. E adesso, ragazzi, ciaone proprio. Abbiamo... Wow, il mondo! Signorina Felicia, yippie! Guarda come fila. Ok, signorina Felicia, evitiamo di andare lì, ecco. Perfetto, e vabbè, adesso è tanta roba. Minchia che colpo. In teoria abbiamo spaccato tutto, in pratica anche. Vabbè, è lo stesso. Ok, signorina Felicia, oh, spettacolo. Ok, torniamoci nella nostra base perché abbiamo tanta roba da fare. Tanta, ma quando dico tanta, intendo dire proprio tanta, ma... un casino di roba da fare proprio. E per ora fermiamoci qui, abbiamo sbloccato un bel po' di cose. Assolutamente sì, sono tipo 3 ore che ci sono attaccato, ma dettagli. Nel prossimo episodio andremo avanti, abbiamo tantissime cose da craftare. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' cazzo che volete, tanto non lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!